Ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Allora, ho dovuto eliminare un video che avevo fatto di chiarimento sull'episodio sia Lukaku che De Ligt. Allora, il gol dell'Inter, velocemente, era giusto da annullare, ma non per il fuorigioco che non c'è, giusto, insomma, è il VAR ed è uno strumento, insomma, quindi era da annullare appunto per il fallo su Caramo. Poi c'era un rigore su Martinez, però lì bisogna entrare in un'ottica che il VAR può intervenire solo in caso di chiaro errore. Il chiaro errore cioè non può valutare l'entità di uno sgambetto, di una spinta, di una trattenuta. Infatti il VAR, se voi notate, viene utilizzato veramente poche volte quest'anno per i falli di mano, sì e no, per le espulsioni, ad esempio, e per i fuorigioco, ovviamente. Quindi per il resto viene usato veramente poco, 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 e soprattutto per i contatti, le trattenute, le situazioni nelle quali l'arbitro o comunque il VAR soprattutto non può dosare l'entità della spinta, della trattenuta, dello sgambetto e quant'altro. Il chiaro errore è, ad esempio, non so, mi viene fischiato il fallo in mano, rigore, però il VAR fa vedere che il pallone va sulla coscia e non sul braccio, faccio un esempio. Quello è un chiaro errore. Mi fischio un rigore perché ho fatto, secondo l'arbitro, uno sgambetto a un avversario. Il VAR evidenzia che non ho minimamente toccato, non c'è mai un contatto con il giocatore. Quello è un chiaro errore. Ecco perché, ad esempio, il rigore scandaloso a Mertens è stato dato, perché il contatto, anche se è lui a simulare e a cercare il contatto, però il contatto c'è e quindi non è un chiaro errore, purtroppo, perché bisognerebbe cambiare anche questa regola e altre situazioni. Allora, poi ho visto anche il video di, sapete, a me non piace, però ho visto anche il video di Avsim e mi stavo un po' ricredendo, perché sono andato poi a leggere il regolamento, ma poi ho rivisto l'azione tramite un video su YouTube. Ho rivisto l'azione del fallo in mano di De Ligt, e quella non è una posizione naturale, ragazzi, cioè bisogna essere onesti, perché se voi guardate nel momento della deviazione, il braccio di De Ligt non è attaccato al corpo, fa questo movimento allargandosi, e questo intervento di fatto non può più essere considerato, insomma, movimento naturale o comunque una posizione naturale. Va comunque ad ampliare uno spazio. Il pallone deviato dall'avversario o da un giocatore che non sia lo stesso De Ligt, anche se vicino, viene comunque considerato rigore, perché il regolamento dice questo, ok. Però il regolamento parla anche di braccio, cioè di movimento naturale del braccio, e soprattutto che non tende ad occupare più volume, più spazio rispetto a, diciamo, a quello consono, guardando il movimento del giocatore, ok? E soprattutto appunto del corpo stesso. Lì, ragazzi, mi spiace dirlo, ma ho rivisto le immagini 2 o 3 volte e c'è questo veramente, c'è questa sensazione che quando c'è la deviazione del giocatore del Parma, è vero che poi lui tenta di ritirarla, però il movimento che fa di fatto concedere il calcio di rigore, secondo me giustamente, è questo movimento allargandosi, e quindi purtroppo il rigore c'è. Ecco perché per me e per il regolamento di fatto il rigore è netto, insomma, esiste, c'è. Fatemi sapere la vostra, anche vedendo le immagini, i video a rallentatore. Per me è così. Buona giornata a tutti.